sindaco dottor Paolo Trapani, volevo invitare il dottor Luigi Mauro, candidato sindaco del comune di Sorrento, al tavolo. Grazie. Abbiamo scelto stasera un tema di confronto che è un tema sentito da tutti ed è importante. Abbiamo deciso di iniziare con lavoro, ambiente e territorio. Sono uno dei temi forti che il Partito Democratico ha sempre creduto e ha lottato. Io ringrazio tutti i presenti, ringrazio l'amministrazione comunale, la persona dell'assessore Castellano, il vice sindaco, il consigliere Salita, l'assessore Russo, e passo velocemente dalla parola al dottor Paolo Trapani, sindaco di Vita. Quindi credo che sia una persona che possa sicuramente far bene e quindi potrebbe essere una buona, potrebbe rappresentarci molto bene. E poi c'è l'onorevole Antonio Amato, che tutti qua conosciamo, che io ho avuto l'opportunità di conoscere in questi anni, perché effettivamente è una persona che come consigliere regionale si è interessato moltissimo del territorio, al di là degli schieramenti politici, e è stato sempre molto sensibile a tutte le problematiche, e ultimamente è stato grazie al suo interessamento che abbiamo avuto un grosso finanziamento per i comuni di Meda, Piano, Sant'Agnello e Massa per il cosiddetto coste sicuro, che potremmo fare dei lavori che per Meda sono fondamentali proprio perché per permettere il ripascimento e quindi la messa in sicurezza di tutta la spiaggia. Anche si è interessato anche di altri finanziamenti, sia adesso molti lavori che per esempio che stiamo facendo nella scuola, grazie anche a sempre finanziamenti regionali, che, grazie sempre al suo interessamento. Quindi credo che sia una persona che debba continuarci a rappresentare il Consiglio regionale. E quindi io credo che ci sono tutti i presupposti per poter fare bene con questi due candidati che presentiamo stasera. Passo la parola all'assessore. Grazie a vecchi e nuovi amici con i quali abbiamo fatto un percorso comune in questi ultimi anni. Ci legano sentimenti di amicizia, di stima, col quale noi intendiamo lavorare. Io ho detto, quando ho accettato la candidatura a sindaco di Sorrento, una realtà oggettivamente difficile, ho detto che la mia era una candidatura di servizio e innanzitutto intendevo far crescere il partito, ma nello stesso tempo portare anche il mio contributo di esperienza e di conoscenza, sia sul piano professionale ma anche sul piano... Chi è stato per noi Tonino Amato, non solo onorevole del Consiglio regionale, ma prima di tutto una persona che veramente ha cuore il nostro territorio. Ho lavorato il suo fianco, la sua segreteria, e da lui ho imparato tante cose. La cosa più importante che mi ha dato modo di imparare è l'umiltà. Guardate, oggi chi fa politica a livelli regionali e nazionali, è difficile trovare persone con tanta umiltà che si calano i problemi della gente, è vicino alla gente, è vicino ai territori. Questo è in poche parole Tonino Amato. Lui è stato sempre vicino alle nostre realtà, lavorando per portare grossi risultati. Prima abbiamo parlato di coste sicure, è stato vicino alla questione del porto a Piano, degli errori. E questo ce lo dobbiamo dire, ma sullo spirito di questo noi dobbiamo ripartire e credere in un futuro, in un futuro migliore. Oggi avere sia Torino che Stefania candidati al Consiglio regionale, per me, come deve essere per tutta Meta e per tutta la collettività, è un onore. Abbiamo una persona che è stata vicina al territorio
è una persona che è nata nel territorio, Stefania Starita, che è stata sempre vicino a queste tematiche del lavoro, ambiente e territorio. Vi dico anche una cosa, a volte io e Stefania ci siamo scontrati, però quando ci siamo scontrati, davanti a tutto abbiamo messo sempre il partito. E su questo sono le basi di rafforzare poi il rapporto amicale. Io non mi voglio dilungare, non voglio... Io mi scuso per il ritardo, però io sapevo che l'iniziativa era fissata per le 19:30. Comunque sto qui e sono felice di stare qui tra di voi, con i miei amici, i democratici che stanno qui seduti, così dobbiamo chiamarci adesso, insomma, dobbiamo un po' abituarci a questa parola democratica, no? Perché racchiude un po' di tutto, insomma, anche la nostra provenienza, la nostra cultura e le altre. Vabbè, il momento è difficile, consapevolezza da parte di tutti che viviamo un momento difficilissimo, insomma io non mi dilungo nelle considerazioni, nell'analisi insomma della crisi globale e nazionale di come il governo sta affrontando. Veniamo ai nostri, le nostre cose nella campagna, che tra poco più di 20 giorni ci saranno le elezioni regionali.